l'ispirazione nasce da un'esperienza di volontariato che ho fatto 15 anni fa. Mi sono trovato proveniente dalla città, catapultato in un mondo che non conoscevo, al Casone Antonucci, quindi al parco d'Abruzzo vicino a Villetta Barrea, e lì la prima notte a bussare alla nostra porta, diciamo, si presentò proprio un orso marsicano, un'orsa che i guardaparco avevano chiamato Yoga e che era la prima orsa confidente d'Italia. E quindi, insomma, per noi è stato un momento un po' destabilizzante all'inizio, però insomma, che poi si è trasformato in una grande avventura. Da lì l'input per scrivere questo libro, appunto raccontando poi questa esperienza che mi ha cambiato la vita. Io nasco come musicista, quindi da grande appassionato di un libro, Il Signore degli Anelli, prima che uscisse tutta la trilogia di Peter Jackson, e a un certo punto ho deciso di mettere in musica delle poesie che sono contenute nel libro. E da lì è nata un po' tutta la mia avventura musicale con il mio gruppo, i Lingalad. Abbiamo avuto la fortuna di essere chiamati in America a suonare alla prima del film di Peter Jackson, e da lì, insomma, un po' è nato il nostro percorso artistico dal punto di vista musicale. Però musica e scrittura sono sempre comunque andate su due binari paralleli finché non si sono poi incrociate, perché a un certo punto ho cominciato a fare della musica che parlava dei miei libri. Mi manca di fare un libro che parla della mia musica, però non si sa mai, tutto è possibile.